Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste notizie flash provinciali di fine settimana curate dalla nostra redazione. Così ha bloccato il trasferimento dei detenuti presso altre strutture penitenziarie. Il DAP con a capo Giovanni Tamburino ha sospeso il provvedimento di chiusura dei carceri di Modica e Nicosia in attesa che le strutture vengano trasformate tramite un apposito decreto in istituti a custodia attenuata. A Gira il presidente del Consiglio Comunale Luigi Manno ha lanciato un appello per promuovere entro l'anno ad Agira, a 30 anni dall'ultimo evento culturale, un convegno di studi su Diodoro Siculo, nativo di Agira e grande storico del passato. Per un'iniziativa di ampio respiro serve il coinvolgimento scientifico delle università siciliane, ma è indispensabile il supporto tecnico-organizzativo dell'amministrazione comunale di Agira, che in passato con grande entusiasmo ha celebrato il proprio illustre concittadino. Troina, dal 18 maggio al 9 giugno si terrà il tradizionale festino di San Silvestro Monaco. La tradizione del festino è molto sentita dalla gente troinese, che vi riversa il suo profondo sentimento religioso. Numerosi sono i devoti Ramara che si radunano nella chiesa del Santo, da dove ha inizio un toccante pellegrinaggio che a piedi li porterà fino alle lontane foreste nel cuore dei Nebrodi. Qui, secondo il voto tradizionale, toccheranno e raccoglieranno le fronde dell'alloro. Nicosia, la seconda D del liceo linguistico Ettore Maiorana, ha vinto il concorso Sogna la tua città, organizzato dalla Fondazione Ebbene di Catania. Il concorso intende sensibilizzare gli studenti alle tematiche della cittadinanza attiva, della partecipazione civica, della legalità e al rispetto delle regole. Enna, è stato costituito il gruppo di lavoro per curare il trasferimento del PPI, il punto di primo intervento, dal poliambulatorio di Viale Diaz 49 a Enna Alta al presidio ospedaliero Umberto I di Enna. Il gruppo avrà cura di monitorare l'afflusso al pronto soccorso e di accertarsi dell'effettiva applicazione di corrette procedure al pronto soccorso e al punto di primo intervento. Con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione di Notizie Flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it per le vostre segnalazioni. Potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.